Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ciao. Vi vedo piano piano che vi state collegando. Ciao Tatiana. Attendiamo un attimino affinché si colleghino le altre persone. Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti insieme a me questa sera. Ci teniamo un po' di compagnia. Vedo che pian piano aumentano, li vedo connessi. Mi fa piacere ritrovarmi insieme a voi stasera. È sempre un onore, grazie a Gaetano, a Beach of Light, a tutto il team che permette di ritrovarci tutti insieme. Vi ringrazio di essere qui con me questa sera, mentre aspettiamo che le persone ci raggiungano. Vi vedo che ci siete, vedo i commenti finalmente, perché l'altra volta non vedevo i commenti. Mentre stavolta sì. Ok. Eccoci qua. Allora ragazzi, come ho anticipato sulla locandina, vorrei riprendere il discorso con voi sui diversi tipi di medianità, quello che già abbiamo parlato in passato, e mi sembra qualcosa di molto interessante di approfondire per dare anche uno spunto, una cognizione del tutto, affinché voi possiate comprendere il funzionamento della medianità. E, oltretutto, facciamo una parte nella quale vi spiego quello che è il discorso e i diversi tipi di medianità. Daremo spazio alle vostre domande affinché io possa rispondervi e magari avete dei quesiti che non riuscite a comprendere, sono qui apposta. E se avremo tempo, alla fine, perché mi è stato richiesto, faremo anche una meditazione, una breve meditazione. Ho visto che molti di voi mi hanno scritto in privato se ci sarà una meditazione, perché quella dell'ultima volta siete stati molto entusiasti. E io vorrei proporvi anche una meditazione, se abbiamo tempo, se non c'è nessuno dopo di noi, vediamo come procede la serata. Ok, allora, l'altra volta vi faccio un breve riepilogo di quello che avevamo parlato. Avevamo parlato le diverse forme di medianità, che praticamente si suddivide in due forme, la medianità mentale, che è quella soggettiva, e la medianità fisica, che è quella oggettiva. Ora, procedendo tra questi passi, sappiamo che, come vi ho detto, la medianità mentale, consiste nel fornire le informazioni che vengono dal mondo dello spirito attraverso la mente del medium.
Queste informazioni coinvolge la mente di medium e si chiama percezione. La percezione ri si riceve il messaggio e questo poi il medium che funge da ponte tra le due dimensioni dà la spiegazione di quello che ha ricevuto. Appunto si chiama soggettiva perché questo può accedere a queste informazioni solo il medium, per cui la persona che riceve il messaggio non può sapere se quanto ha detto è giusto o non è giusto, per cui sta nel medium a essere il più preciso possibile e non dare messaggi alterati. Non cercare il messaggio ricevuto, non cercare di elaborarlo, ma darlo alla persona ricevente il più puro possibile. Per quanto riguarda, vi saluto tutti, e non vi dico uno per uno perché non vorrei né offendere nessuno né mancare a nessuno. Intanto vi abbraccio tutti, vi abbraccio tutti, mi fa molto piacere che siete qui con me. E per continuare il discorso, praticamente la percezione è quella che lavora con la medianità mentale. Poi c'è la medianità fisica, che è quella oggettiva. Praticamente questo avviene quando c'è un fenomeno fisico. Tutte le persone presenti possono vedere tale fenomeno. E per questo c'è la possibilità di tutte le persone di collaborare. Questo modo di vedere la medianità fisica va sotto una forma che si chiama controllo. Perché si chiama controllo? Perché è controllata dal mondo spirituale, dalle entità spirituali che attraverso il medium procurano questi effetti. Come abbiamo detto, con la medianità mentale si suddivide in diversi step che fa anche, ci sono le branche ci sono le varie chiaro, la chiaroveggenza, la chiarudienza, la chiaresenzienza, il chiaro fatto, la chiara percezione, tutte queste qualità, anche il chiaro gusto, sono particolarmente importanti perché ognuna di esse dà la possibilità al medium di interagire con il mondo dello spirito. Attraverso queste facoltà, diciamo, queste capacità, vengono date delle informazioni molto precise. Per questo è importante che tutte queste branche facciano parte del bagaglio del medium. Ovviamente il medium può essere più portato per una facoltà piuttosto che per un'altra, magari può essere più chiaroveggente piuttosto che chiaroudiente o chiaresenziente. Ma tutte insieme si possono sviluppare durante il percorso di elaborazione, durante ognuno il percorso che fa nella vita. Oltre questo, possiamo dire che per quanto riguarda la medianità fisica, va sotto il controllo, viene denominata controllo, che è il controllo del mondo dello spirito, che raccoglie le diverse altre branche, che sono la trance. La trance è quella parte di medianità dove il medium è molto più connesso, cioè non che con la medianità mentale, non voglio dire questo, non sia connesso, ma attraverso
Oh, la medianità soggettiva che è attraverso la trance, il medium è veramente tutt'uno con il mondo spirituale. Questo dà la possibilità allo spirito di agire attraverso il medium. Ovviamente, come sapete, c'è sempre la possibilità di dare al medium di poter scegliere. Per questo, quando si lavora con queste tipologie di fenomeni, bisogna essere consapevoli e fare un atto di fede al mondo spirituale. E questo dà la possibilità di come quando vi incontrate con una persona che potete dare fiducia oppure no, questo vi permette di conoscere quello che vi sta arrivando, di avere fiducia nel mondo spirituale, di porre tutta la vostra attenzione in quello che è l'unione tra medium e mondo spirituale. Una volta che avviene questa fusione, si ha la sensazione di essere, come dire, in un senso di pace che è difficile trovare quando si è nello stato di veglia, diciamo. È una sensazione, veramente ci si sente coccolati dal mondo spirituale, ci si sente accolti, ci si sente cullati. E per questo la collaborazione che avviene tra noi e loro è molto importante. È qualcosa che, come dire, dà la possibilità ad ognuno, sia al medium sia al mondo spirituale, di crescere insieme, perché attraverso questo, quello che avviene, il medium cresce, si evolve. E il mondo spirituale, idem. Cioè, è come fare un percorso insieme e dare la possibilità di crescere entrambi. La trance ha diversi livelli di coscienza. Questi livelli ci portano a conoscere ulteriormente quelle che sono le diverse fasi. C'è una fase preparatoria nella quale ci si mette a disposizione e dove il medium cerca di trovare quella sensazione di pace e tranquillità, che è il primo livello praticamente, di calma e rilassamento, come quando diciamo uno può fare una meditazione più o meno, non esattamente, ma un qualcosa del genere. E questo dà la sensazione di questa calma, calma profonda, finché sopraggiunge lo stadio successivo. Quello che è il secondo stadio è praticamente cercare di andare sempre più dentro di noi stessi per creare, come ho detto prima, questa connessione con il mondo dello spirito. È un sintonizzarsi e stare insieme in quella sintonia, in quell'equilibrio di pace e serenità. Ovviamente tutto accade per step. Non è che uno si mette e va in trance. No, non succede questo. Ma ci sono veramente dei piccoli step. Poco per volta, uno per volta, si va avanti, si evolve. Il passo successivo, il terzo passo, è quando appunto avviene la trance. Questo momento dove avviene la trance, l'energia diventa più raffinata e quindi si sposta ad un livello più alto.
energie sono più sottili e questo è la percezione del medium in quel momento, mentre nelle fasi precedenti il medium è totalmente cosciente e mano a mano anche nel secondo step riesce a sentire gli altri, comunque percepisce e sente tutto quello che accade intorno a lei o a lui e andando avanti si stacca sempre di più dalla realtà, diciamo, da quello della realtà che lo circonda o che la circonda. E questo fa sì che in questo stato può avvenire, diciamo, anche una specie di la canalizzazione, possono avvenire anche dei contatti, ma sono sempre a livello un po' più superficiali, perché comunque si è un po' più sopra rispetto a quello che è la trance più profonda. Andando avanti, avviene la trance invece di controllo, come dicevo prima, che è sottoposta, diciamo, alla trance soggettiva, chiamata trance di controllo. Perché di controllo? Perché il medium dà il permesso al mondo dello spirito di prendere il controllo. Non c'è possessione, che sia chiaro, perché è facile confondere la trance per una possessione. Quello lo potete vedere nei film, ma non nella realtà. Perché, come ho già detto altre volte, è importante essere innanzitutto consapevoli di quello che si sta facendo, mettersi con i buoni intenti e soprattutto in modo amorevole, dare la possibilità al mondo dello spirito di accogliere. Noi ci mettiamo a disposizione per accogliere il mondo spirituale, perché sappiamo che non può accadere nulla di male. Non può accadere nulla di quello che noi non vogliamo, perché è come un tacito accordo che avviene. E quando ci si mette per lavorare con la trance, soprattutto, bisogna essere innanzitutto in forma, non bisogna essere stanchi, non bisogna essere arrabbiati e soprattutto mettersi, come ho detto prima, con le buone intenzioni, in modo amorevole, perché sappiamo e sapete che è l'amore che muove il mondo e attraverso l'amore ci dà quella infinita dolcezza, quella infinita capacità di poter comunicare gli uni con gli altri. Per cui, quando avviene questo tipo di controllo, l'energia diventa sempre più forte. È come, no? Guardate le mie mani, è come no, comunque immettere qualcosa o facciamo finta, questo è il mondo dello spirito, questo è il medium. L'energia del mondo dello spirito con l'energia del medium, che è l'aura poi del medium, le due aure si incontrano e si sovrappongono l'una nell'altra, diventando tutt'una. Più vanno in profondità, più diventa unica, diventando uno. E attraverso quest'unione il mondo dello spirito ha la possibilità di parlare attraverso il medium, di comunicare, di dare dei contatti, di fare un channeling più profondo. Questo è attraverso la fase dove avviene il controllo, dove l'energia psichica e fisica diventa sempre più forte. Andando avanti, si va ancora oltre nella parte più forte della trance, dove il medium non riesce a ricordare quasi nulla. Può ricordare degli sprazzi, delle piccole cose, ma veramente pochissimo, perché
Sì, è in uno stato alterato di coscienza molto molto più forte rispetto a quelli precedenti. E qui siamo nella fase dove ci sono le onde emozionali e con la consapevolezza controllata dal sistema emozionale. Con i primi livelli si lavora con un certo gruppo di aiutanti del mondo dello spirito, mentre poi andando avanti magari subentra solo uno che prende il sopravvento, che comunque può portare poi agli effetti fisici. Ma questo per gli effetti fisici ci vuole ancora un altro step, un step ancora più profondo, ancora più forte, dove la connessione, come ho detto prima, diventa l'uno nell'altro, molto molto intensa, e una super preparazione, se vogliamo, e questa dà gli effetti fisici. Quando avvengono gli effetti fisici, è in questo stato alterato di coscienza che possono avvenire. Gli effetti fisici possono essere, come abbiamo parlato altre volte, la guarigione spirituale, la scrittura automatica, il disegno psichico e come tante altre forme, no? Ci può essere anche altri fenomeni fisici, mentre per avere ancora i fenomeni, quelli che abbiamo sentito parlare di ectoplasma, di levitazione, della voce diretta, tutti questi altri fenomeni sono catalogati nello stato successivo, nella trance profonda. In quello stato di trance, dove il mondo dello spirito prende il totale controllo, sempre, ripeto, attraverso un accordo tra medium e mondo spirituale, prende il controllo e fa sì che le persone presenti in quel momento della trance possano vedere attraverso i loro occhi quello che il mondo spirituale può fare. E possono anche venire degli apporti. Gli apporti sono degli oggetti che si materializzano dove c'è il gruppo di persone con il medium, e noi diciamo è un dono del mondo spirituale, perché possono fare apparire dal nulla determinati oggetti. Può essere un anello, una pietra, una moneta, un braccialetto. Si possono materializzare e dematerializzare in questa fase della trance. E si può anche in questa fase avere la voce diretta, come dicevo prima, che nel passato i medium usavano un cono. Ve ne ho già parlato anche l'altra volta, è una trombetta chiamata, è a forma di cono, nella quale il mondo dello spirito usa per poter dare voce a quello che è il mondo dello spirito, altrimenti non tutti possono sentire, no? Sappiamo che quando una persona va nell'aldilà non ha più le corde vocali. E usa questi metodi per poter far sentire la propria voce, no? E si chiama fenomeno di voce diretta. Questo tipo di fenomeno porta alle persone presenti di sentire la voce del mondo dello spirito o della persona cara, la stessa identica voce come era in vita, e le persone riconoscono, per dire, dal modo di parlare, dal modo, perché non è il medium che parla, ma è proprio l'entità che attraverso le corde vocali del medium può avere la possibilità di esprimersi.
c'è anche, come sapete, quella di dell'ectoplasma, nella quale attraverso questa fase di trance profonda si materializza è una specie di, come dire, di cotone, di ovatta, qualcosa di bianco così che si materializza dal medium, fuoriesce per dire dal medium, si materializza o può essere magari un viso di una persona o praticamente tutta la persona. Questi fenomeni, scusate, questi fenomeni sono difficili oggi nel mondo moderno che accadono. Certo, la medianità si è evoluta, è cambiata, si presenta in modo diverso. Adesso ci sono, sì, c'è la trance, ma sono rari questi fenomeni fisici di cui ho parlato poc'anzi. Quindi, questa differenza che abbiamo detto di trance è fisica e mentale anche, come la medianità, perché quella fisica, come vi ho spiegato poco fa, è quella dove tutti possono vedere determinati fenomeni, come anche la levitazione. Ci sono stati dei medium, ci sono dei medium nella quale levitavano, erano seduti, ma comunque no, si vedeva che levitavano, le persone potevano vederli, si spostavano nella stanza. Quando si mette l'intento di quello che vogliamo raggiungere, diciamo, no? È importante poi in queste fasi, ovviamente, l'allenamento. Quando ci si allena, se una persona dice io voglio fare la medianità si deve allenare per cercare il contatto, per connettersi con il mondo spirituale, e quello va sulla medianità, come abbiamo detto prima, mentale, la medianità soggettiva. Mentre la parte di trance, cioè la parte soggettiva e la parte oggettiva, nella quale quella soggettiva è quello che riescono, soggettiva è quella che solo il medium interagisce o sente o percepisce, mentre quella oggettiva è quella che possiamo vedere tutti. Quando avviene, per dire, la medianità soggettiva, c'è quella parte di medianità della trance dove può accadere che il medium, questo strato di trance profonda, può parlare, ma la voce non è la sua, perché, come vi ho spiegato, l'entità non ha più le corde vocali, allora prende in prestito le corde vocali del medium e parla attraverso lui o lei. Ripeto, non c'è niente di come dei film horror, non è assolutamente così. I film sono solo per farci vedere della fantasia, ma nella realtà non è così. Controllo se ci sono delle domande. Ok, ancora no. Per cui anche la scrittura, parlo non di quella ispirata, ma parlo della scrittura automatica. Quello è un fenomeno fisico. E questo vi potete anche allenare, ovviamente andando per gradi, iniziando dall'inizio. Come ho detto, ogni percorso va fatto step dopo step, si inizia sempre dall'inizio, non si può saltare da una parte all'altra perché si rischia di cadere
cadere e non avere la possibilità di conoscere tutti i vari passaggi e ci si può sbagliare. E per questo è importante riuscire a fare i passi giusti al momento giusto. Quindi, quando si lavora con la trance, ci sono questi vari tipi di trance. La trance parlata, che è praticamente quella in cui si può dare un contatto attraverso la trance. Ovviamente difficilmente si dà la descrizione, ma piuttosto si danno le emozioni, tutto ciò che arriva, no? Ma il medium parla in prima persona, cioè nel senso come se è l'entità che stesse parlando. Non dice io vedo, io sento, ma parla direttamente al ricevente, e dando dei dettagli comunque che siano consoni, che la persona può riconoscere. Mentre poi c'è invece la trance parlata, dove attraverso il medium sempre c'è l'entità spirituale, come può essere una guida, come può essere un maestro, qualcuno che comunque aiuta il medium a parlare, a portare dei messaggi filosofici e che possa dare delle indicazioni o dei consigli per l'evoluzione sia del medium o dei presenti stesso, delle persone presenti, che li aiuta passo dopo passo ad avere quelle informazioni per poter andare avanti, per poter sviluppare le proprie capacità, anche per avere, diciamo, delle informazioni sulle modalità, come fanno lo sviluppo. Magari c'è qualcosa che loro non se ne accorgono, ma non va bene. Quindi l'entità dà dei consigli alle persone presenti. Può essere a uno magari che ne ha più bisogno, più di un altro. L'entità anche dice se le persone presenti nel gruppo vanno bene a livello energetico, oppure c'è una persona di disturbo, ad esempio. Perché se c'è una persona di disturbo che magari non è molto scettica e quindi cerca in tutti i modi di intralciare quello che è lo sviluppo, loro lo dicono. Per cui, quando si compone un cerchio per lo sviluppo della trance, è importante avere le persone con l'energia che, come dire, con l'energia che si amalgama tutti insieme, affinché ci possa essere equilibrio. Quando si crea questo equilibrio, difficilmente le persone cambiano. Raramente si introduce un'altra persona. Perché questo? Proprio perché per non sbilanciare di nuovo tutto l'equilibrio. Oppure quando si è creato già un cerchio di sviluppo per queste fasi, per poter dare la possibilità alle manifestazioni fisiche, viene sempre sotto consiglio delle entità superiori, delle guide, e praticamente quando c'è una nuova persona che dovrebbe entrare, l'entità, il gruppo, il team che lavora con il medium dice sì, va bene, può far entrare questa persona, oppure dice no, ancora non è il momento, ha bisogno di. E questo è importante, è molto importante in un cerchio. E quando si lavora con la trance all'inizio dello sviluppo, non è tutto ciò che arriva dal mondo spirituale, per questo ci vuole veramente tanta, tanta pazienza e
è tanto lavoro di allenamento. E bisogna avere tanta disciplina anche, perché quando ci smette a lavorare con la trans, non è che dici io mi siedo una volta e ho già i miei effetti, vedo già le mie capacità, so fare la scrittura automatica, so fare questo. No, non funziona così. È come quando si insegna a un bambino a camminare o a leggere o a scrivere. Per ogni disciplina ci vuole il suo tempo. E anche per questo ci vuole veramente tanto tempo, ma soprattutto pazienza, collaborazione con il mondo spirituale. Non bisogna dire: ah, ma non accade niente, non faccio niente, quindi non vedo che non ci sono risultati. Ma non è vero, perché anche se voi non vedete risultati, in quel momento avete sempre fatto un piccolo passo. I risultati li percepite man mano che camminate. Quei piccoli passettini vi danno la consapevolezza di ciò che siete. Andando avanti, riuscite a capire ciò che veramente siete diventati. Se voi poi ritornate, vi guardate indietro, capite lo sviluppo che avete fatto. Ma ripeto, bisogna avere pazienza e soprattutto cercare di capire che le prime volte, i primi momenti, la maggior parte viene dal subconscio, dalla persona stessa. Poi, man mano, andando avanti con lo sviluppo, attraverso la preparazione, e lo stato alterato di coscienza nella trance aiuta ad avere una connessione sempre maggiore. C'è sempre più del mondo spirituale e meno della persona, meno del medium, diciamo così. È importante anche quando si lavora con la trance darsi come un appuntamento con il mondo spirituale, no? Non mettersi a dire: beh, lo faccio stasera, poi di nuovo. Ah, ma no, quando capita. No. E anche avere il rispetto del mondo spirituale, perché loro anche ci dedicano del tempo, come noi lo dedichiamo a loro, loro lo dedicano a noi. Vedo che c'è una domanda. Ok, Tina, mi può spiegare la differenza tra scrittura automatica e scrittura ispirata? Grazie, certo. Allora, Tina, la scrittura ispirata avviene, tu puoi fare una breve meditazione e rimanendo in quello stato alterato, perché anche lì si parla di uno stato alterato, anche nella meditazione, rimanendo in quello stato alterato, lasci fluire. Ciò che arriva tu lo metti per iscritto, senza mettere a pensare cosa stai scrivendo, ma semplicemente scrivendo ciò che arriva. Quella è la scrittura ispirata, cioè che sei ispirata da un'entità superiore e scrivi di getto. Mentre la scrittura automatica praticamente avviene con l'entità prende l'uso, se vogliamo, del braccio della persona e scrive attraverso di lei. Si vede anche la scrittura che comunque è diversa, che comunque anche le parole stesse che sopraggiungono. Avendo praticamente la biro, semplicemente leggera, perché non sei tu che scrivi, avendo il braccio sollevato è l'entità che muove la biro e muove il braccio e va di una velocità incredibile e tu non sei lì a leggere ciò che viene scritto. E quando sei in uno stato alterato di coscienza, in uno stato di trance e avviene la scrittura così,
Il medium invece non si rende proprio conto di quello che sta facendo, ma è l'entità che prende il controllo. E quella è la scrittura automatica, quindi è veramente differente tra scrittura automatica e scrittura ispirata. Spero che ti abbia risposto. Quindi, ritornando alla fase della trance, come dicevo prima, tutti questi step vanno elaborati, vanno assimilati e quindi per ogni parte ci vuole del tempo. È vero che quando si raggiunge un certo livello, si è veramente, come dire, ci si sente veramente uniti con il mondo spirituale. Avviene anche che ci sono stati anche molti libri scritti attraverso le trance, così, che potete trovare, che si chiamano i libri di Silver Birch, che è lo spirito guida di Maurice Barbanel. E praticamente, quelli, ma poi ce ne sono anche tanti altri che adesso non ve lo so dire, ma anche altri medium hanno scritto sotto uno strato di trance. Ci sono tanti scritti con degli aiuti, con delle domande, delle risposte che sono state date attraverso il medium, ma sempre con uno stato alterato di coscienza. Come vi ho detto, c'è anche nel passato ci sono stati anche dei calchi di mani quando attraverso la transfisica, parlo sempre della transfisica, nella quale venivano fatti, messi tipo della cera, mentre c'era questo tipo di fenomeno, la quale lo spirito, no, metteva la mano e veniva fatta l'impronta della mano. E ci sono nei musei, in un museo in Inghilterra ci sono questi calchi che si possono vedere e sono veramente fantastici perché uno dice non è una cosa inventata perché comunque non c'è solo una persona, ma ci sono più persone che hanno potuto vedere il fenomeno, per cui hanno potuto anche testimoniare. Questo è importante. Quando si è in uno stato di trance, sapete che abbiamo anche le diverse onde cerebrali che ci aiutano in queste fasi, no? Quando siamo in uno stato di onde beta, che sono quelle più attive, diciamo, da 13 a 30 Hz, è lo stato come siamo adesso, lo stato di veglia, dove parliamo, dove facciamo le nostre cose, le pulizie, cuciniamo, tutto quello che si può fare. E siamo in questa fase di coscienza. Mentre poi, quando facciamo una meditazione leggera, passiamo allo stato alfa che va da 7 a 13 Hz, è lo stato vigile comunque, ma siamo rilassati. È una meditazione leggera, se così si può dire. Quindi è quella fase un po' quando dice sono stanca, mi siedo e mi rilasso. Andiamo in uno stato alfa. Mentre quando siamo in contatto con il mondo spirituale, andiamo in uno stato teta, che
che da 3 a 7 Hz, che si fa anche attraverso una meditazione profonda, e quindi lì avviene l'ispirazione, avviene la creatività. Nella trance leggera si usa, siamo nello stato alfa, che rimaniamo praticamente perfettamente coscienti mentre comunichiamo. Quando si danno i contatti del mondo spirituale nella medianità, siamo sempre in uno stato alterato di coscienza ed è quello stato alfa. Che attraverso questo ci dà la possibilità di percepire l'ambiente esterno, ma nello stesso tempo di ricevere le informazioni del mondo spirituale per poterle dare a comunicare alla persona. Mentre quando siamo nello stato theta, è una trance media, siamo nella trance media, dove si può conservare solo una piccola parte di consapevolezza. E il mondo esterno diventa sempre più distante da noi perché siamo molto più vicini al mondo spirituale. E lì avviene, come ho detto prima, poi la comunicazione attraverso lo spirito, il parlare in trance. Mentre quando andiamo in una trance profonda, siamo nelle onde delta. Questa ci dà proprio la totale, manca la totale percezione di ciò che abbiamo intorno. Proprio non abbiamo più la consapevolezza della nostra coscienza, perché la nostra personalità si allontana sempre di più per poter permettere invece al mondo spirituale di avvicinarsi di più. È come lasciare il posto, no, a un'altra persona, come quando, per dire, ci si trova, che ne so, nel bus, che c'è una persona che ha bisogno di sedersi, uno dice: mi alzo, c'è del posto. Più o meno è questo il senso. E questo fa sì che l'entità prende il controllo in questo stato, nello stato delta. Allora, vediamo un po'. Aurora, ho perso mia figlia 4 anni fa, mi piacerebbe comunicare con lei. Aurora, mi dispiace, ma non sto dando dei messaggi, sto dando delle spiegazioni del funzionamento di quello che è diversi tipi di medianità. Ma tra un po', se lei sta insieme a noi, facciamo una breve meditazione dove può avere la possibilità di comunicare lei stessa con sua figlia, perché è proprio questo l'intento di questa meditazione che vorrei fare con voi tutti, di dare la possibilità ad ognuno di voi di connettervi con una persona a voi cara, o magari anche semplicemente con il mondo spirituale o con la vostra guida. Ma è importante farvi toccare con mano quello che è il mondo spirituale, iniziare a conoscere, a percepire quello che noi percepiamo, quello che noi sentiamo. E per questo le dico: dopo magari ha la possibilità di poter comunicare, questo non lo so, io lo spero, ma attraverso questa meditazione potrebbe arrivare qualcosa. Allora, vediamo se ci sono domande, se qualcuno ha delle domande.
Ok, qualcuno ha delle domande? Se avete delle domande su quanto abbiamo detto questa volta, su quello che abbiamo detto l'altra volta, ponete pure le vostre domande. Mi sembra che grazie delle sue spiegazioni, Sofia. Davvero molto chiare. Grazie, Sofia. Allora, ok, Tina, una volta l'identità che controlla, l'identità la controlla, risco. No, no, Tina, allora. Quando l'entità prende il controllo, non si può rischiare che prende il nostro posto, perché comunque noi abbiamo il nostro spirito dentro e come noi rimaniamo sempre collegati dentro di noi, ma c'è la possibilità di, è come dire, no? Mi faccio un po' da parte. No? E mi metto un po' di lato e do il posto alla persona vicino a me di avvicinarsi un po' di più. Il senso è questo, ma noi non si cede mai completamente il proprio corpo perché il nostro spirito è collegato al nostro corpo, quindi non si lascia il posto. È chiaro, Tina? Maria Rosa, quando canalizzi, vai in trance. È una specie di trance leggera, sì. Sì, quando canalizzo io vado in questa trance leggera e effettivamente non ricordo quello che viene detto. Ricordo appena l'inizio e poi dopo non ricordo quello che successivamente viene detto. Per cui non posso dire alla persona se mi fa delle domande quello che è stato detto e per questo faccio poi registrare quello che arriva. Tiziana, nella trance profonda, fisicamente non si percepisce neppure il corpo. Esattamente, Tiziana. Quando si è in quello stato di trance è come se il corpo fisico non ci fosse più. Ecco, cioè, non si è coscienti di niente, di quello che succede intorno, assolutamente niente. È come trovarsi in un sonno profondo, no? Come dire, quando una persona si addormenta profondamente che non sente niente e quindi no, non percepisce più niente intorno a sé. Più o meno la sensazione è quella. Però, per quanto mi riguarda, si sta da Dio, perché io amo fare la trance, mi trovo veramente in equilibrio con me stessa. È qualcosa di molto, molto, come dire, per me è soave essere in trance, mi piace molto, per cui non ci rinuncerei per nessuna cosa al mondo, anzi voglio sempre approfondire, voglio studiare e voglio allenarmi sempre di più, perché di questo si tratta anche come ogni cosa, di allenarsi, a lavorare, lavorare, lavorare affinché si possa essere sempre più vicini al mondo spirituale e più connessi, più tutt'uno. Io a volte quando nel mio gruppo
che ci sono anche delle persone che saluto. Nel mio gruppo dico sempre, no? Immaginate in un bicchiere d'acqua, mettete un colore dentro, una goccia di colore, e osservate come avviene il cambiamento, poco per volta, no? Il colore va nell'acqua, colora l'acqua, diventando poi tutt'uno, tutto uniforme. Ma in realtà sono due cose, c'è il colore e c'è l'acqua. È presso poco come avviene la comunicazione con il mondo dello spirito, come avviene la comunione, perché di comunione si tratta, di condivisione, di dare la possibilità di comunicare attraverso di noi. Ripeto, non c'è niente di aver paura. Il mondo dello spirito è sempre pronto ad aiutarci in qualsiasi modo, sia attraverso messaggi, sia attraverso segni, sia attraverso i sogni, attraverso tante modalità. L'importante è essere pronti a coglierle. Ancora Tiziana, nell'uscire dalla trance si fa fatica a recuperare i movimenti del corpo. Un attimino sì, è come quando ci si sveglia, no? Hai bisogno di tranquillità, di riprendere, anche dopo una meditazione, fra l'altro, dopo una meditazione profonda, non è che uno si alza già, si mette a ballare o fa delle cose, no. Va lentamente, poco per volta, ci si mette per piano piano a ridare, a riprendere i movimenti del corpo, quello che sono, diciamo, no? Ovviamente ci vuole del tempo, non ci vogliono ore, non ci vogliono giorni, ma poco per volta, come quando uno dice: quando mi alzo la mattina non mi parlare perché sono ancora nella fase del sonno, in quella fase REM, no? Quando tra veglia e sonno. E quindi ho bisogno ancora del tempo per svegliarmi bene. È la stessa cosa. Ci vuole un pochino di tempo per recuperare tutte le capacità fisiche. Ma non perdi niente in questo, anzi, ne acquisisci sempre, ripeto, della conoscenza, della consapevolezza. Sono delle situazioni veramente molto, molto, molto vicini. Young Pain, io purtroppo non riesco a sentire il loro aiuto, i loro consigli. Sicuramente dipende da una mia chiusura, ma non riesco cosa posso, non riesco cosa posso fare. Jung, allora, è vero, dipende dalla tua chiusura, ovviamente. Dovresti cercare, di lasciare andare un po' quelle che sono le tue resistenze, cercare di avere più fiducia, innanzitutto, e soprattutto non avere aspettative. Quando chiedi qualcosa al mondo spirituale, non deve per forza accadere subito l'evidenza o il segnale o quello che hai bisogno, diciamo, no, come strumento per capire quello che loro stanno dicendo. Magari passerà qualche ora, passerà un po' di tempo, ma loro comunque ti danno sempre un segno, ti danno sempre un loro aiuto per farti capire che ci sono attraverso mille modi. Può essere una parola ricorrente, magari una canzone che in quel momento ti riporta a farti riflettere determinate cose. Magari ascoltando il testo o guardando il testo della canzone riesci a captare quel messaggio. Oppure una frase che vedi, no? Può essere la risposta al tuo quesito. È importante cercare di
lasciare un po' andare, ma avere fede soprattutto. Se si ha la fede nel mondo spirituale, veramente riceviamo tanti, tanti aiuti. Io ne sono consapevole, io per prima ho visto tanti aiuti che mi sono arrivati nei momenti veramente più bui. Arrivano quegli aiuti che non credi che possano arrivare, e invece arrivano. A volte non c'è bisogno nemmeno di chiedere e arrivano. Come altre volte invece siamo talmente stressati, abbiamo talmente bisogno di una risposta, di un qualcosa, che siamo focalizzati sulla domanda e non vediamo la risposta. Cerca un attimo, magari di meditare, di lasciare andare un po' di pesi, soprattutto le cose passate. Cerca di veramente lasciarle scivolare poco per volta, per cercare di avere quell'apertura in più. Allora, se non ci sono domande altre, potremmo partire con la meditazione. Scusate un attimo, controllo se magari ho saltato qualche domanda. Ok. Mi sembra che non ci siano più domande, per cui sì, questo l'ho detto. Va bene. Allora, io direi, vi propongo questa meditazione. Vi metto un sottofondo di musica affinché possiate rilassarvi un po' di più. E Yang, questa è un'opportunità anche per lei per cercare magari di lasciarsi andare un po' di più, magari aprire uno spiraglio, basta anche poco, che poi quello spiraglio diventa sempre più grande, poco per volta, non avere fretta, ma quel poco ti può bastare, per cui prova. Poi se avete domande o qualcosa da dire dopo la meditazione, abbiamo superato già l'ora. Comunque non credo che ci siano altri relatori dopo, per cui penso possiamo continuare con la nostra diretta. Eventualmente se dobbiamo lasciare il posto a qualcun altro, non voglio togliere il posto a nessuno, per carità. Qualcuno magari mi può fare un cenno, grazie. Allora, vi metto un po' di musica. Ok, intanto mi raccomando, mettetevi seduti comodi, con la schiena dritta. Fate un bel respiro profondo e chiudete gli occhi. Ora grazie Mirella, continuiamo con calma allora la nostra meditazione. Ok. Inspirate ed espirate. Ok.
Questa meditazione la chiamiamo un viaggio per noi stessi. Faremo una visita al mondo dello spirito. E mentre fate un altro respiro profondo, potete percepire il vostro corpo fisico che si rilassa ancora di più. Ancora un respiro profondo mentre riempite d'aria i vostri polmoni, tutto il vostro addome. E poi ispirate lentamente, dolcemente. Sentite il vostro corpo rilassarsi ulteriormente. Lasciate andare ogni pensiero, ogni situazione. Godetevi semplicemente questo momento, un momento di connessione tra voi e lo spirito. Immaginate ora di essere su un sentiero e camminate. Camminate a passo normale, senza fretta, con calma. Ad ogni passo vi sentite sempre più rilassati. Mentre con un altro respiro profondo andate avanti lungo il sentiero, fino a sopraggiungere a un bivio. Su questo bivio, senza esitare, andate alla vostra sinistra. Proseguite ancora un po'.
mentre vi sentite ancora più rilassati. Percepite il vostro corpo leggero e vi sentite sempre più in pace. Davanti a voi vi trovate una grande porta. Vicino alla porta c'è un guardiano che vi attende ed è pronto a ricevervi. Una volta che siete giunti lì, il guardiano vi apre la porta e voi fate un passo all'interno di essa. Cominciate a camminare. Mentre vi guardate intorno, tutto intorno a voi è cambiato. I colori sono più vividi, i profumi più intensi. I suoni. Potete percepire anche quelli più leggeri. Ogni piccolo suono vi dà una grande emozione. C'è tanta pace intorno a voi e tanta luce mentre proseguite il vostro viaggio. Lasciatevi andare. Sentitevi come tutto è in armonia, tutto è collegato. Mentre guardate intorno, potete vedere nello sfondo un'enorme quercia. Vi dirigete verso di essa. Vicino potete trovare una panchina. E lì c'è una persona a voi cara che vi attende. Andateli incontro. Sedete accanto a lei o a lui. Vi
interagite, ponete le domande che avete bisogno di ricevere delle risposte. Intanto vi lascio un po' di tempo con loro, in loro compagnia. Ora ringraziate la persona che è stata lì vicino a voi. Ringraziatela per l'aiuto che avete ricevuto. Salutate e riprendete la vostra strada di ritorno. Portate con voi le emozioni, le sensazioni e le parole ricevute.
Mentre siete giunti di nuovo vicino alla grande porta, la superate e osservate mentre il guardiano la richiude. Osservate la porta fino a completa chiusura. Vi dirigete verso il sentiero, portando con voi la consapevolezza di quanto avete ricevuto. Lentamente, dolcemente, riportate la vostra attenzione al vostro corpo fisico. Mentre lentamente ritornate nel qui e ora. E appena siete pronti, riaprite gli occhi. Fatemi un cenno se siete ritornati, se ci siete. Siamo di nuovo insieme? Qualcuno di voi ha ricevuto qualcosa di particolare? Ecco, vedo i vostri commenti. Grazie, ci siete tutti. Bene. Fate tesoro di quello che avete ricevuto. Io mi auguro che abbiate potuto avere l'opportunità di abbracciare qualcuno a voi caro, di chiedere qualcosa o di parlare, magari dire semplicemente ti voglio bene. Mirella, grazie per avermi dato anche questa sera la possibilità di riuscire a riabbracciare mio papà. Mentre chiacchiero sulla panchina con lui è arrivata anche la mamma. Che emozione! Grazie, grazie Mirella, bellissimo. Bene, bene, bellissimo questo viaggio. Perfetto. Ok, il tempo è volato insieme a voi, ragazzi. Passato un'ora e mezza di questa giornata del 13 giugno, siamo già a metà giugno, il tempo vola.
insieme a voi vola e poi quando si parla di medianità, quando si parla di queste tematiche, almeno per me, il tempo lo vedo, non lo vedo proprio, vola così veloce. È pazzesco. Sì, Tatiana, anche dopo in differita puoi rifare la meditazione, certo. Gloria, hai abbracciato il tuo papà, bellissimo, bellissimo, Gloria, è veramente bello. Sono contenta per voi. Queste piccole meditazioni sono delle piccole chicche che danno la possibilità di ricongiungerci con i nostri cari. Sì, Yang, posso fare da tramite per darti la possibilità però poi di camminare con le tue gambe. La cosa importante è questa, toccare con mano. E quindi sì, poi si può fare. Grazie Mirella, grazie anche a te Elena. Bellissimo, bellissimo. Elena ha incontrato una tua vecchia amica. Bene, bene. Tiziana, ho riportato indietro. Oh, mi scappano i messaggi, scusate. Una coroncina di fiori. Un bello, meraviglioso viaggio verso i miei cari. Grazie, grazie a te, Tiziana, per essere stata con noi. Grazie a tutti voi. Vanessa ha incontrato mio nonno che aveva un libro in mano con una piuma bianca, ha scritto delle parole che mi hanno dato un libro da portare via. Bene, fai tesoro di queste parole, Vanessa, perché è importante, quello che hai ricevuto è qualcosa di molto importante per te. Fanne tesoro, cerca di ricordarle e magari trascriverle. Certo, Yang, mi puoi contattare su Messenger, ovviamente. Certo. Bene, ragazzi, ragazzi miei, come ho detto, sono contenta per te, Aurora. Sei stata un po' con tua figlia, ne sono veramente felice, guarda. So quanto sono importanti i figli, quanto sono importanti i nostri cari, mariti, mogli, parenti, genitori, chiunque noi abbiamo nel mondo dello spirito sono veramente importanti per noi. E ogni opportunità che abbiamo di stare con loro, di passare con loro, per avere anche un briciolo di segno da parte loro, è veramente tanto per noi. Grazie, grazie a tutti voi per le testimonianze. Grazie per questa lunga chiacchierata, anche se è stato un po' monologo perché ho parlato tanto io e poco voi, ma è importante che tutto quello che ci siamo detti fatene tesoro, riascoltate se vi interessa e se avete domande io ci sono. Io vi dico arrivederci a presto, vi auguro ormai una buonanotte, una serena domenica e buona vita a tutti. Un grande abbraccio a tutti voi. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Grazie Tiziana. A presto.